Allora, un saluto a tutti gli amici. Domenica 17 aprile, Domenica delle Palme, e voglio rispondere oggi a tutti gli amici che mi hanno contattato, che vogliono avere informazioni sulla nuova linea Fastweb in fibra ottica a 100 megabit al secondo. Quindi una innovazione che sta invadendo un pochettino le città più grandi del paese, quindi delle innovazioni tecnologiche che vengono portate nelle case di tutti. Io attraverso la Fastweb sostituirò la mia vecchia linea DSL della Tiscali, che in questi 6 anni si è comportata benissimo. Infatti ho la fortuna di avere una linea addirittura a 20 megabit al secondo con 1 megabit di upload, quindi che mi ha consentito di caricare video alla massima velocità e di vedere video in alta definizione e streaming. Quindi tra un po' vedrete dove verrà posizionato tutto l'apparato che andrà a sostituire quello della Tiscali, quindi all'interno di un armadietto elettrico, dove verrà posizionato tutto. Quindi come primo step, come primo video, il mio saluto e successivamente l'ubicazione di tutta l'attrezzatura, che però poi verrà montata domani, che è 18 aprile. Quindi invito tutti quanti ad avere un attimo di pazienza e a seguirmi ancora in questo piccolo servizio, questa volta non sportivo ma tecnologico. Quindi posso dare un contributo a quelli che vogliono delle informazioni sulle nuove tecnologie, sono a disposizione di tutti. Quindi come sempre sono disponibile e sono qui. Allora, ciao a tutti i miei amici, oggi è 18 aprile, finalmente sono venuti i tecnici della Fastweb per montare l'hub e la borchia, però dobbiamo aspettare ancora qualche ora perché devono fare la giunzione nella centralina in mezzo alla strada. Nel frattempo vi faccio vedere un pochettino il In lavoro che è stato attesa che i effettuato. tecnici della Fastweb ritornino nel pomeriggio per l'installazione del hub, quindi del router wireless di Fastweb, vi faccio vedere il posizionamento della cosiddetta borchia in modo che voi possiate rendervi conto di cosa si tratta. Come vedete nell'immagine c'è una scatoletta bianca con sul lato sinistro l'ingresso della fibra ottica che viene dall'esterno. Nella parte sottostante c'è un accesso a un cavo di rete che collegherà la borchia qui sotto qui, cioè qui la borchia con il modem che verrà posizionato in questa posizione qui. Ovviamente ci sono in questo momento tutti i cavi di rete sospesi con il modem della Tiscali 20 megabit che è in attesa di essere poi mandato in pensione e resterà solamente il router della D-Link, il DR615, che è 300 megabit al secondo, quindi un DRAF 10 che ha funzionato egregiamente fino ad oggi, quindi che andrà ad avvicinare, ad affiancare il modem della Fastweb, che vedrete in recensione tra pochi istanti. Allora, cari amici, ora facciamo una brevissima recensione del modem della Tesly, un modem a 100 megabit al secondo con wireless incorporato, però dovrebbe essere un 56 megabyte, quindi un wireless G, quindi poca cosa a confronto al DRAF 10 che poi monteremo in seguito. Quindi possiamo direttamente passare all'apertura del pacco che è arrivato, che i tecnici più tardi monteranno. Questo è uguale al modem Pirelli, sono perfettamente identici. Come potete vedere, nella parte anteriore ci sono tutte le spie luminose più un tasto di reset sulla destra qui, e nella parte posteriore abbiamo tutti i collegamenti del caso. In line in qui c'è il cavo di rete, non il cavo telefonico, ma un cavo di rete che andrà direttamente nella borchia dove c'è la fibra ottica. Le quattro prese per collegare quattro terminali via cavo, una linea telefonica vuota che sarà quella lì del passaggio da operatore a operatore, e nel caso opzionalmente la possibilità di poter mettere una seconda linea telefonica attivandola ad un costo comunque irrisorio. Qui c'è il tasto power, nello scatolo ovviamente troviamo il libretto di istruzioni, uguale identico a quello della Pirelli, solo che nella parte finale è brandizzato Tel 6 SPA, quindi come potete ben vedere qui, non so se si legge, però non dovrebbe essere un Pirelli. Quindi dischetti, alimentatore, ci sono due cavi, un cavo USB nel caso di collegamento con il computer e un cavo di rete che servirà a collegare la borchia con il modem nell'ingresso line in.
Quindi aspettiamo i tecnici, aspettiamo anche il collegamento che avverrà nella centrale perché dovevano fare diciamo delle giunture, quindi dovrà venire una nuova squadra di tecnici che spero che nel pomeriggio termineranno. Quindi prestissimo una recensione del funzionamento di questo nuovo sistema della Fastweb che dovrebbe garantire velocità di download veramente ai massimi livelli, 100 megabit, quindi è tantissimo. Quindi ci vediamo dopo per la recensione della linea attivata. Un saluto a tutti da Gianluca Attanasio. Allora, carissimi amici, la Fastweb ha terminato, hanno installato la borchia e il modem della Tesla. Prima ho fatto un errore nella spiegazione perché il line-in non era il collegamento di un cavo di rete, mi sono sbagliato, ho preso un granchio, ma bensì un cavo a fibra ottica, come potete vedere che si collega alla borchia direttamente e quindi confluisce direttamente nel modem. Allora, dopo aver visto il completamento dell'installazione, ci accingiamo a fare i nostri test attraverso lo speed test ufficiale che comunque registra velocità di 100 megabit al secondo. Ragazzi, i tecnici Fastweb sono andati via. Un ringraziamento particolare a Andrea, uno dei tecnici, che è stato gentilissimo. Allora, iniziamo a fare un test attraverso il sito www.speedtest.net. Ci colleghiamo al server di Roma e vediamo un pochettino come va. Parte il test. 5 velocità comunque interessante, un ping di 5 millisecondi, quindi 93,54 di download. L'upload si avvicina ai 10 mega effettivi, 9 mega e 46 megabit al secondo in upload, quindi devo dire la verità, un valore molto interessante. Ripetiamo il test. Sempre 5 millisecondi di ping. Velocità comunque stabile. Quindi più che soddisfatto. Estremamente veloce, quindi cosa dire? Cosa dire? Una linea internet estremamente veloce. Diciamo che Fastweb nelle prossime 48 ore dovrà eseguire dei test per stabilizzarla perché ci possono essere dei picchi di velocità, quindi sono abbastanza soddisfatto e spero che il mio test possa servire a molti per informarsi sulla reale velocità di questa linea che comunque è interessante e altamente tecnologica. Quindi ringrazio gli amici del call center di Fastweb su Facebook che mi hanno dato una mano e i tecnici bravissimi che sono venuti, hanno diciamo lavorato un'intera giornata per attivarmi la linea, quindi grazie a tutti e chiunque voglia informazioni mi può scrivere sul mio canale di YouTube e sono presente su Facebook Gianluca Attanasio e cosa dire, un saluto a tutti, ciao ragazzi.